Sì, siamo... Il circo dicevi praticamente che invece è durato più a lungo perché non facevano attività cruente. Non facevano attività cruente, ancora nel VI secolo nel circo c'era attività. Questo qui ci sono i resti del palazzo imperiale. Ah. Allora, è importante un paio di cose. Palazzo imperiale non significa che era un palazzo solo dove c'era l'imperatore, era una specie di... è difficile fare un paragone, una specie di zona Eur moderna, cioè c'era l'imperatore, c'erano gli uffici, tra virgolette, i ministeri, l'amministrazione, e c'era un passaggio sotterraneo al circo che è di là. Di là vedete spuntare in alto, adesso si vede poco, la torre di un campanile che era la torre da cui uscivano le bighe del circo. Ora avete presente quanto abbiamo camminato dai Dossassa qua? Quindi ora avete un'idea di quanto era grande il circo. Siamo in lunghezza? Sì, in lunghezza. Diametro? Sì. Se no c'era tutto il nord Italia sto circo. Comunque anche così era abbastanza stretto, ma... Nel V secolo, un paio di note storiche. In questo palazzo imperiale, sempre ricordiamo che quest'anno si festeggiano gli 800... No, gli 800, i 1700 anni dall'editto di Costantino, è stato fatto qua. E naturalmente era una struttura più grande di adesso. E nel V secolo Attila ci ha fatto fare un affresco sulla parete per ricordare la sua vittoria sui Romani. Anche Aquileia è andato. Sì, Attila ha fatto un bel tour, come si chiama. Le pareti. Quindi queste cose sul circo era giusto che la sapeste. Questa si chiama Via Asperto. Sì. Anche qui uno dice, ma cos'è? Perché hanno... Allora, Asperto è un vescovo dell'VIII secolo, a cui è dedicata una torre di là, che però la torre non è dell'VIII secolo ma del II e del III secolo, perché faceva parte delle mura romane, quindi adesso andiamo a vederla.